Oggi ci occupiamo di TASI, la tassa sui servizi indivisibili, introdotta dallo Stato e che serve a finanziare l'espletamento di indispensabili servizi, quali ad esempio l'illuminazione pubblica, la manutenzione stradale e delle aree verdi, che prima erano a carico della Regione e che adesso sono sul groppone dei comuni. La settimana scorsa la maggioranza consiliare, che sostiene il sindaco di Favara, ha approvato le aliquote della TASI al massimo consentito, cioè del 2,5 per mille. La prima scadenza per il pagamento che interesserà tutti i proprietari di immobili e terreni è prevista per il prossimo 16 ottobre. Per questo motivo noi abbiamo incontrato il ragioniere Giuseppe Veneziano per capire con degli esempi concreti quanto i cittadini di Favara devono pagare. Al vaglio dello stimato professionista due casi, quello di un'abitazione con annesso magazzino ubicata nella zona centrale della città e quello di un appartamento di una zona residenziale. La TASI è un'ulteriore stangata che si aggiunge sulla casa. Noi abbiamo l'IMU, abbiamo la TARI, l'IMU, tassa di proprietà io la chiamo, chi possiede una casa paga. Abbiamo la TARI per quanto riguarda la munnizia, abbiamo la TASI per quanto riguarda i servizi indivisibili. Che cosa andrà a pagare la gente? Intanto pagheranno tutti coloro i quali posseggono fabbricati, aree fabbricabili, garage, tutto, ecco, tutti pagheranno. C'è una piccola differenziazione per quanto riguarda, diciamo, la ripartizione, dico piccola perché non viene tenuta conto, per esempio, di alcune situazioni, quali per esempio la casa abitata da un singolo, la casa di quello che è emigrato per molto tempo, non lo so, le rendite basse, altri comuni l'hanno fatto. Il massimo da pagare è il 2,5 per mille. Lo 0,25%, facile, vabbè, 0,25%. Beh, può sembrare il 2,5 per mille una cosa banale. Beh, io dicevo, vediamo di fare un piccolo esempio, perché la gente deve capire in questo contesto cosa succede. Abbiamo voluto prendere degli esempi pratici. Immaginiamo un appartamento e un piccolo garage, comunemente la gente ha questo le di massima, rendita catastale non tanto alta, ecco, se noi pigliamo per esempio zona via Italia, il centro, ecco, in questo contesto, un esempio di un appartamento di 120 metri quadrati ha una rendita catastale di 640 euro. Un piccolo garage di 15 metri quadrati, di 16 metri quadrati, di 20 metri quadrati, ha una rendita di 158,04. Facendo il calcolo, il 2,5 per 1000, 250, 0,25%, noi abbiamo, per quanto riguarda l'appartamento, 268 euro, per quanto riguarda il garage 66 euro, un totale di 335 euro. Se ci spostiamo verso la zona residenziale, dove comunemente la rendita di un appartamento è sulle 760, 800, 850, grosso modo, io ne ho uno qua di un 130 metri quadrati, quindi non tanto grande, perché poi noi abbiamo la disgrazia che le nostre case sono molto grandi, belle a farle, ora diventa un peso. Si deprezzano anche perché giustamente cosa la cattacchio in queste condizioni, o chi li riesce a vendere. Bene, un appartamento in quella zona residenziale, abbiamo preso così un tipo, senza garage, in modo tale che giustamente non tutti hanno il garage, un appartamento di 130 metri quadrati, abbiamo una rendita di 760 euro, corrisponde a una TASI di 319 euro.
La crisi economica che attanaglia le famiglie e la stringente morsa del fisco potrebbero influenzare pesantemente i conti dell'ente, che da un gettito previsto di circa 2 milioni e 200 mila euro spera di recuperare dalla TASI circa 1 milione e 300 mila euro. Ma quanti proprietari di immobili e terreni saranno veramente in grado di pagare tutti i tributi? Per la verità è che si sta male, molte non pagheranno. Come farà una piccola pensionata, aggregando per esempio sino a 400 euro, non hanno fatto pagare, hanno salvato queste fasce, hanno messo un 100 euro di detrazione? Beh, poteva essere discusso, siccome fu fatto in fretta e in furia, beh, secondo me hanno salvato il piano tecnico e non il piano operativo reale. Non sarebbe sbagliato rivedere.